È la terza volta che provo a fare questo video. Beh, andiamo avanti. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono AskyRabbit e oggi ci troviamo a parlare di un cazzo, delle mie vacanze natalizie, perché l'avevo detto che l'avrei fatto e la procrastinazione mi ha portato a farlo il 17 gennaio questo video. Va bene, ok. Nada, ok, parliamo delle mie vacanze natalizie perché volevo spiegarvi sin da subito perché sto avendo tutta questa inattività sul canale, dato che non riesco a trovare il tempo nemmeno per spararmi. Partiamo da questa cosa qui. Il 24 dicembre, tipo, mia madre mi fa sorpresa, proprio sorpresa. Mi fa: andiamo ad Ostia dai parenti. No, 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 io non voglio andare ad Ostia dei parenti, io non voglio andare ad Ostia dei miei zii e morire di noia, perché non c'è un cazzo, Ostia è bella come città, ma non c'è niente da vedere, ti guardi il Lido, ti guardi il lungomare e è finito. Partiamo la mattina, giustamente arriviamo la sera, cioè festeggiamo, meglio festeggiano, perché io sono agnostico, quindi non, del Natale non, di tutte le altre feste, diciamo, cristiane, non è che me ne freghi più di tanto, sinceramente, mi limito a passare il tempo un pochino in famiglia o con gli amici, e quindi ci stavano tutti quanti a mangiare e io tipo: va bene, ok, ciao, è il 25 dicembre. Wow, appunto si fa il 25 dicembre e niente, mio zio ha la brillante idea di staccare il wifi senza dirlo a nessuno nel momento in cui ce ne andiamo a dormire. Ah, che bello. Bene così, dal 25 appunto al 27 senza wifi, il 27 sera si scopre tutto. Mio zio fa: ah, ma io l'avevo spento, maledetto che tu sia. Sono diventato Yoda. In ogni caso si accende la wifi e viva. Vado su Netflix per guardare qualcosa. L'abbonamento è scaduto. 28 mattina partiamo, torniamo a casa, andiamo a prendere due cani di cui vi avevo già parlato nello scorso video. Ragnar e Axel erano perché non sono riusciti a salvarsi, purtroppo non sapevamo del fatto che avessero la gastroenterite. Quando l'abbiamo scoperto, ossia nel momento in cui hanno iniziato a defecare sangue sostanzialmente, era troppo tardi perché era il 31 gennaio, abbiamo provato a prenotare delle visite dei veterinari, ma non hanno accettato, erano chiusi, ovviamente Capodanno, erano chiusi per il ponte di Capodanno. E quindi le visite, noi abbiamo prenotato la visita per il 2 pomeriggio, se non ricordo male, sì, per il 2 gennaio pomeriggio, nella speranza che appunto sopravvivessero i cani, perché era l'ultima chance. E quindi niente, abbiamo aspettato il 2 gennaio. Oltre a me e mia madre in casa c'erano anche dei parenti, perché appunto l'avevo già menzionato nel video di Capodanno, sì. L'avevo già menzionato, avrei avuto parenti a casa e abbiamo cercato di aiutare questi cani, tanto è vero che io ho fatto notte praticamente, ho passato le notti vicino ai cagnolini nella speranza che non morissero, cercavo di tenerli svegli, ma non ce l'hanno fatta, sono morti a distanza di poche ore l'uno dall'altro, non siamo riusciti a salvarlo. Tra l'altro uno è morto mezz'ora prima dell'appuntamento, praticamente un nulla, cioè voi non potete immaginare la sensazione proprio orrenda che ho provato in quel preciso istante. Però l'unica nota positiva è che, diciamo, sono morti circondati dall'affetto di un po' tutti i familiari. E quindi almeno non sono morti in solitudine, ma se ne sono andati un pochino più coccolati. E diciamo che è stata l'unica nota positiva che mi ha fatto accettare un po' la cosa. Vabbè, si va avanti. Il 3 gennaio avevo detto che sarebbe stato tipo il mio unico giorno libero delle vacanze, non fu così perché poi ovviamente ero giù di morale e non ho voluto fare assolutamente niente, sono rimasto praticamente a letto. Il 4 gennaio arriva da me anche mia nonna, quindi già c'erano dei parenti, l'altro il 4 se ne andavano loro e appunto il 4 sera arrivava mia nonna assieme ad un altro cane, perché mia madre è tipo in boia di cani, ha voglia di comprare cani sostanzialmente. Anzi, questo qui non è stato nemmeno comprato, ma nemmeno gli altri. Perché ho detto comprare cani? Prendere dei cani, ecco. E questa qui non dico che la mostrerò in video, perché non voglio, mettiamo corna, non voglio che succeda qualcosa di dispiacevole e poi mi ritrovo a doverne parlare come appunto con questi due, perché è la ragione per cui non ve li sto mostrando, perché non ci sono più. E questa qui è una femminuccia, ha già un annetto, quindi è cresciuta, è stata
è stata abbandonata dal primo padrone ed è stata 2-3 mesi da un veterinario che l'ha curata, l'ha rimessa a posto. Tra l'altro il primo padrone le aveva addirittura tagliato la coda, infatti il cane non ha la coda. E poi è passata di padrone in padrone perché nessuno riesce a metterla a bada. Infatti è stata abituata ad uno stile di vita fin troppo libero, ed è anche un altro dei motivi per cui non la lascio avvicinare al PC, perché altrimenti me lo disintegra. Quindi se riesco faccio video da telefono e ve li carico su Instagram, però nient'altro, perché veramente rischio troppo con il computer. E niente, tra l'altro un cane appunto già cresciuto e già tutto a posto, è stato dal veterinario. E niente, poi sono finite le vacanze sostanzialmente, il 7 siamo tornati a scuola e da lì diciamo che abbiamo avuto tipo 4-5 giorni di pausa dove facevamo compiti, facevamo cose così, il classico rientro, e adesso io devo studiare qualcosa come 300 pagine di italiano per settimana prossima. Beh, dimenticavo anche storia. E poi vabbè, tante altre materie. Diciamo che è ricominciato il classico ciclo scolastico, ma magari delle mie esperienze scolastiche ve ne parlo un'altra volta. Beh, tutto sommato ragazzi, queste qua sono state le motivazioni per cui sono stato abbastanza inattivo negli ultimi tempi, un pochino per vari ospiti e cose varie. Ieri me la sono presa di libertà, ieri pomeriggio, e ho iniziato ad approfondire un pochino Vikings prima di andare un po' in palestra e di festeggiare il mio compleanno, perché sì, il 16 gennaio è il mio compleanno, ho fatto 17 anni. Wow. E niente, quindi appunto ripeto, sono state queste le motivazioni per cui a Natale, diciamo nelle vacanze di Natale, non ho potuto fare più di tanto, perché diciamo, tra parenti, cani e tutto il resto è stato un casino. Mi auguro che il prossimo video io ve lo riesca a portare su Switch, se vi interessa, mi farebbe veramente tanto piacere. Se no, gioco di mio, chi se ne frega, non è quello il problema. E niente, da Scribit per tutto il resto, io vi auguro un buon proseguimento. Scusate se questo vlog è stato abbastanza noioso, però diciamo che è stato un pochino uno sfogo, sì, possiamo vederlo come uno sfogo, perché era da un bel po' di tempo che mi tenevo dentro anche il dolore per i cani, ma un po' tante cose, che di tanto in tanto hai bisogno di quella molla di sfogo, proprio quella valvola di sfogo, cazzo dico. Quella valvola di sfogo che ti rilassa e ti tranquillizza. Beh, detto questo, io vado a studiare, perché ho bisogno di prepararmi, ho bisogno urgentemente di prepararmi per un'interrogazione anche abbastanza importante. E niente, poi vedrò di documentarmi appena ho un attimo di tempo libero su Vikings, e se Dio vuole riesco a portarvi questo maledetto riassunto, perché vi giuro lo tengo proprio qua, è proprio una priorità, che io tipo non dormo la notte perché devo pensare a Vikings. Non voglio dire nemmeno che me la so buttata in dovena, perché me la so sparata nel cervello quella serie TV. E qui c'è Ragnar che fa a destra e a sinistra da tutte le parti del mio cervello. Tant'è vero che ho pure provato a disegnarlo, è venuto uno schifo, cioè non è nemmeno finito il disegno, uno sketch, l'ho lasciato così. Per tutto il resto, ragazzi, io vi lascio Instagram in descrizione, mi stava venendo da dire in bio, vi lascio Instagram in descrizione, e niente, scusatemi appunto ancora una volta se questo video è stato un pochino noiosetto, però avevo bisogno di parlarvi, perché non mi va che poi pensiate che magari chi ci tiene, quei pochi che ci tengono, pensino che io abbia abbandonato YouTube. Non è vero, semplicemente sto avendo un sacco di contrattempi, e purtroppo diciamo che ho delle priorità, ho delle cose da sistemare. Per tutto il resto, niente, noi ci vediamo al prossimo video.